grazie. Sono andato alle 3 io, perché io le 3 per voi. Si ricomincia con molto piacere, carichi per fare non bene benissimo. Saranno dei giorni, in particolar modo questi qui a Sassuolo, per conoscersi principalmente, poi il vero lavoro comincerà dal ritiro. Dobbiamo valutare tutti i giocatori che ho a disposizione, anche per il modulo che vorrò attuare, anche per le caratteristiche e le attitudini che ricerchiamo. Se dovessimo ricercare qualcosa di diverso lo faremo durante il ritiro, come stanno facendo in generale un po' tante squadre. C'è stato un ridimensionamento generale, ma è normale che questa squadra magari vorrebbe ripetersi per quello che ha fatto l'anno precedente, però voglio grande umiltà, piedi per terra, non pensare a quello che è stato l'anno precedente, ma ripartire con la stessa voglia e il desiderio di far bene. Ma quello che è importante e fondamentale al di là della piazza è avere la società una società alle spalle importante che abbia le idee chiare, e penso di averla trovata qui a Sassuolo. Ci sono tanti cambiamenti, c'è tanta voglia di scoprirci, di conoscerci, soprattutto con il nuovo staff tecnico e il nuovo staff sanitario, e cercare di creare subito quell'alchimia giusta per poter far bene, per poter iniziare bene e soprattutto per mettere le basi importanti per una nuova stagione. Se non ci sono voci, perché probabilmente non c'è niente intorno, ma di quello non mi sono mai preoccupato, nel senso che qua sono sempre stato bene e penso di essere una parte importante della squadra, e questo mi rende orgoglioso. Ho solo voglia di iniziare, di cercare di far bene, te l'ho detto, di creare quella sintonia giusta che magari può essere alla base di grandi successi. Non bisogna pensare più all'anno scorso, l'anno scorso è passato, è finito, e quest'anno c'è solamente da lavorare e da divertirci, perché credo che ci siano tutte le possibilità per far bene. Ci sono tantissime altre squadre che devono per forza vincere il campionato, ci sono tantissime altre squadre che vogliono vincere il campionato, noi vogliamo solo allenarci bene, prepararci bene e divertirci. È un piacere essere tornato in una società dove ho passato 3 anni e mezzo bellissimi e sono stato benissimo e ho tanti amici, quindi per me è una grossa soddisfazione, è un gran piacere essere ritornato qui e fare parte di questa squadra per quest'anno. Sono rimasti tanti dei vecchi giocatori, dei vecchi amici con cui ho giocato insieme, è cambiato la guida tecnica e speriamo di percorrere la stessa strada che abbiamo percorso l'anno scorso e di fare un buon campionato sorprendente. Penso che dobbiamo ricominciare con lo stesso spirito con cui l'hanno chiuso l'anno scorso e non facendo l'errore che abbiamo fatto 2 anni fa, che dopo un bel campionato abbiamo fatto un po' di fatica, e quindi bisogna lavorare con la solita grinta e determinazione e fare bene da qui fino alla fine, iniziando da oggi e andando diritti fino alla fine. Ha fatto subito un'ottima impressione, lo conoscevo come nome, l'ho conosciuto oggi e spero di trovarmi molto bene, perché sembra un ottimo allenatore. Sono molto contento di essere tornato, perché l'altro anno comunque in ritiro avevamo stretto amicizia con questi ragazzi che sono veramente tutti eccezionali. Poi sì, abbiamo vinto, ma quello ormai è passato. Adesso pensiamo alla nuova stagione, a dare il massimo, perché è una categoria per me nuova e sicuramente dovrò migliorare. Siamo una squadra giovane quest'anno e seguendo le direttive proprio dei ragazzi appunto più esperti noi daremo il massimo, partendo da zero, perché appunto noi non siamo nessuno, siamo venuti ora e dobbiamo dimostrare tutto, ecco. È un'impressione buonissima, già mi sono trovato bene, già ho visto un po' il paese, ecco, quindi ho conosciuto poco i compagni, avrò modo di conoscerli questi giorni. Personalmente spero di dimostrare le mie capacità e di far bene, di trovare spazio, ecco, poi speriamo tutti insieme di raggiungere un obiettivo importante.
Sono molto contento di tornare, ho sempre lavorato per questo, per tornare qui e far parte di un progetto. Ora mi sento parte di un progetto e quindi non vedo l'ora di iniziare. Riparto da qui con la voglia di rifare meglio, perché insomma giocare in Serie B sono altri valori, altre emozioni, quindi davvero spererei di fare un campionato simile e di toglierci tante gioie. Io mi sento pronto per dire la mia, mi metto a disposizione del mister della società e poi piano piano vedremo come andrà la stagione. È un maialino vietnamita che tengo in giardino, insomma è stato portato dall'ex ragazza del mio fratello e insomma questo maialino sta diventando il mio talismano, e quindi però è un anno che ce l'ho, ho vinto il campionato, speriamo.